Io sono Bouquet Michel, sono proprietario del Le Blanc Bouquet e nello specifico la merenderia del Daou e siamo in Val Chisone, uno dei borghi più belli d'Italia, Usson. Questa era la casa dei nonni, infatti tutte le volte che passo di qua rivedo ancora il cavallo, le galline, i conigli e quando sono mancati questa zona era un po' vuota. A livello familiare ci abbiamo pensato e abbiamo detto cosa possiamo fare? Una specie di merenderia ci siamo inventati, nel senso che il ristorante qui in paese c'era già e quello che poteva mancare era una sorta di appoggio per coloro che fanno delle passeggiate di prossimità, quindi si sofferma solo per una merenda o per un panino o anche solo per un caffè. La merenderia offre alla mattina una colazione turistica, quindi non un caffè veloce, una brioche veloce, ma anche una fetta di torta, una crostata casalinga o anche qualcosa di salato. Per pranzo tendenzialmente siamo più forti sui taglieri, sui panini, sulle insalatone, queste cose qua, appunto di chi non si focalizza troppo sul pranzo, sul cibo, ma che vuole visitare il territorio, quindi mangiare qualcosa di veloce, tipico e poi continuare la visita per il territorio. Il finanziamento GAL ha finanziato quindi la parte strutturale, come dicevo, arredamenti, banconi, muri, tettoie e la parte anche della cucina, quindi tutta l'attrezzatura. E in una valle dove lo spopolamento è inesorabile, il GAL ha finanziato un punto che per 365 giorni all'anno dà lavoro e può ospitare persone, può ospitare turisti. Quindi ha dato la possibilità di stare qua a Usson e trovare una dimensione. La prospettiva è veramente rendere possibile un'inversione di tendenza, quindi far sì che la gente torni a vivere proprio qua. Questo lavoro sarà finalizzato quando raggiungeremo l'obiettivo di una cooperativa di comunità. Sia l'amministrazione, che da molti anni in realtà è partita e ha reso fertile, diciamo, il terreno, sia alcuni personaggi, diciamo, del paese stanno lavorando per la creazione non facile di questa cooperativa di comunità. La merenderia vuole essere parte di questo sistema Usson. Se non ci fosse stato il finanziamento del GAL, io non avrei aperto. È da 10 anni che pensiamo a questa merenderia. L'unica cosa è che questo anno non è l'anno ideale per aprire. Ecco che allora su alcune cose fatichiamo un po', però ripartiremo sicuramente da quest'estate in avanti.